La domanda nasce spontanea. Noi vogliamo sapere se si deve una vocazione turistica o non è una vocazione turistica. La politica ha puntato sulla spazzatura oggi. E come si fa un paese a svilupparsi turisticamente? Vedete che io abito sul lato sud di Siderno, accanto all'impianto, dove ci sono attività ricettive che stanno andando al collasso. Per la puzza, un impianto che è nato su un suolo di demanio irregolare. Poi conosciamo tutti la sua storia. Oggi è adibita a discarica, ma non è solo l'impianto. Ha ragione il signor Argerò. Abbiamo la BP che non è bonificata, sta scoppiando il caso Sica, si deve inquinata. Adesso è ora di scendere in strada. Noi abbiamo i commissari che ci stanno gestendo. Sappiamo tutti il commissariamento dove ci ha portato. Ci ha portato a un dissesto e oggi stiamo pagando le conseguenze. Adesso abbiamo un altro commissariamento. La gestione non va bene. Io credo che il prefetto di Reggio Calabria deve tenere conto di questi tre scellerati che sono venuti a Siderno e i dati non tornano. Adesso è ora di scendere in strada. Grazie. Grazie. Alessandro Archino. Buonasera. Allora, vorrei partire da un elemento positivo, che non vorrei essere ripetitivo, ma la presenza di così tanta gente, secondo me, non può che essere davvero positiva e possiamo guardare forse con più facilità anche al futuro. E la cittadini, associazioni, partiti politici sono insieme per raggiungere un unico obiettivo, che è quello appunto di ridare sicuramente le criticità che sono presenti oggi e di cui tutti noi abbiamo contezza. E allo stesso tempo dobbiamo, affianco a queste criticità, non possiamo non affiancare le responsabilità. Responsabilità che sono duplici, cioè, anche qui non vorrei essere ripetitivo, oltre alla presenza, alla assenza di rispetto da parte di chi ha il dovere e il potere di governare oggi la cittadina, di far rispettare anche il capitolato d'appalto dei rifiuti, sia per quanto riguarda i servizi di raccolta differenziata porta a porta, ma non dimentichiamoci anche di altri servizi, quali anche spazzamento strade o ancora raccolta di rifiuti ingombranti, sia per quanto riguarda a domicilio, sia nel centro di raccolta, presso il centro di raccolta che è in contrada Pellegrina, di cui forse nessuno, non tutti sanno della presenza. Quindi noi siamo uniti qui ed è un fatto positivo. Ridiamo appunto alle criticità, ma non dobbiamo dimenticare le responsabilità. E oltre alle responsabilità appunto della mancanza di rispetto di far rispettare i servizi, vi è anche la criticità riguardante appunto l'incapacità o comunque la poca capacità di scovare chi effettivamente, chi appunto è abusivo, dei cittadini abusivi, che altri ne hanno parlato prima di me, che purtroppo nell'anonimato agiscono, buttano rifiuti e fanno stare male tutta la cittadinanza. Quindi per me è un fatto positivo, concordo con chi pensa per una manifestazione più allargata. E spero che i commissari giovedì, non penso che possano dare tutte le risposte alle domande che sono state poste ai cittadini, possano presto raggiungere i risultati e non solo con le parole. Quindi grazie. Grazie Alessandro. Altri interventi? Sì, eccole la critica. Sì, buonasera, grazie dell'invito. Non volevo intervenire, ma visti i dati della SICA, io credo, Franco Martino, che qualcuno deve urgentemente mandare questi dati alla Procura della Repubblica. Qui c'è un rischio di reato di strage, no? O non lo facciamo. Questo paese, da molto tempo, mi sembra uno di quei luoghi marginali del mondo, no? Dove facevano esperimenti nucleari, tipo Monroa, nella Polinesia, o qualcosa del Nevada, no?
è uno di quei posti marginali che è ridotto a Cavia. E di fronte a Cavia io paradossalmente considero questo paese una Cavia. I commissari hanno, hanno impegni precedenti, presi precedentemente, quando qui nella stessa sala il presidente dell'osservatorio dice che le segnalazioni fatte sono state ripetute, non hanno mai trovato risposta. Oppure il consiglio di un conferimento di 30 tonnellate massimo quotidiane non ha trovato risposta. Io, Giussi Massara, sono contento di questa situazione, che è veramente una situazione di grande fermento, nonostante non ci fidiamo, ma non ti fidi, non perché qui c'è gente che lavora al comune, io lo so, ci sono stato, no? Però se vieni durante il giorno, vedi luci spente e stanze chiuse. Qui ci sono dei fannulloni che governano questa città. E con i fannulloni crei comportamenti, perché amministrare la città non è soltanto l'UPS, le colonie, i rifiuti, è creare dei comportamenti. E qui, in due anni, ci troviamo con una città stremata, distrutta, dove si è creato un nuovo comportamento. Ed è difficile con le telecamere di risolverlo, perché qua la buttano dietro l'angolo. Ma questo il tempo c'è, i paesi vivono di buio e di luce. Questo problema si risolverà prima o poi. Ma sui dati della SICA, Franco Martino, ti prego, mandali alla Procura della Repubblica. È un fatto gravissimo, grazie. Grazie a Serena Cricchi, vuole intervenire? Sì, Francesco Romeo. Se ti metti di là così ti ripeto, se vuoi. Buonasera a tutti. Io mentre sentivo discutere, sentivo parlare delle varie problematiche, facevo una riflessione. Tanto ricordo un paio di anni fa la famosa manifestazione sull'ABP. Non mi pare che ci siano stati poi dei cambiamenti, ne abbiamo parlato tutti. Riguardava la salute pubblica, ma i risultati quali sono stati? Poi voglio ricordare pure un'altra cosa. Io credo che le responsabilità, quando si verificano certe situazioni, siano dei cittadini, soprattutto dei cittadini. Perché sono i cittadini che buttano i rifiuti per strada, sono i cittadini che evadono le imposte, sono i cittadini che chiedono le cortesie, i favori e quant'altro. Quindi se non c'è un cambio di mentalità, uno scatto culturale, le manifestazioni sì, ben vengano, manifestazioni. Intanto noi qua siamo in 150, la popolazione mi pare di Siderno è di 18.000 abitanti, quindi siamo sempre comunque, come diceva Carmelo Porto, torno a dire, se non c'è uno scatto culturale, uno scatto mentale, andranno bene tutte le manifestazioni, ne faremo 100, 200, ma il problema non lo risolveremo. Per cui non ho una soluzione a un problema così importante come quello dei rifiuti per strada, della BP, del problema dei timpe. Bianche, si chiama così, vero? Che è un problema altrettanto grave. Non ho una soluzione e non ci sarà una soluzione fino a quando non la vorremo trovare con un cambio di mentalità. Se questo cambio di mentalità non c'è, mi dispiace, io continuerò a pensarla negativamente. Se non c'è questo cambio, di questo scatto mentale, noi non potremo arrivare da nessuna parte. Purtroppo io la penso in questo modo. Buonasera. Grazie Francesco Romeo, prego, Dottor Scarpelloni. Io questa sera sono veramente contento, finalmente Siderno è riuscita a riunire tutte le forze politiche, le associazioni per un problema così, così grave, e quindi è un fatto veramente positivo. Parlo di 18.000 abitanti, qui a Siderno in questa sala non ci potevano certamente. Sono contentissimo, a prescindere da quello che diceva Carmelo, la presenza numerosa di cittadini.
Volevo ringraziare la segretaria del PD perché a me mi ha invitato una sera, 4-5 sera fa, se volevo partecipare a questa riunione, e per me voglio ringraziare la segretaria per questa iniziativa. Permettetemi di, non sono d'accordo con Sasà Albanese, tempo restando che è vero quello che dicevo tu, che è un problema regionale dei rifiuti, ma per quanto riguarda la differenziata non è così, caro Sasà. Per esempio, nella vicina Locri fanno una differenziata porta a porta che per quanto mi riguarda funziona alla perfezione. Io non bevo tutte le macerie che sono anzi termini. E poi un'altra cosa importante, io non credo che sono tutti i cittadini che non pagano le tasse, che fanno quelle cose sulle strade. Io non penso, io penso che sono pure cittadini che pagano legalmente le tasse e non sanno come sbarazzarsi delle cose, fermo restando che abbiamo una discarica le isole ecologiche non presente, per cui la gente non sa che fare, la poter trattare. Fermo restando che lo stesso siamo degli incivili, che sia chiaro questo fatto. E per cui i commissari dovrebbero, per prima cosa, applicare delle sanzioni per quanto riguarda la lotta all'ambiente. Fermo restando che i dipendenti danno il massimo del suo loro contributo. E sanzionandoli perché tra l'altro è previsto dal capitolato. Solo in questo modo secondo me si possono risolvere i problemi. Grazie dottor Cavelluri. Altri interventi? Silvio. Scusa. Grazie. Nell'assemblea sovrana, qui i cittadini sono pochi, sono le associazioni a essere rappresentate, non funziona rappresentativa. Anche i partiti ci sono, ma non funziona rappresentativa dei loro gruppi di cittadini che rappresentano, giusto, questo va sottolineato. Però ancora nessuno ha chiesto il conto alla politica. E io a questo gioco non ci sto. Se ci sono stati dei governi inefficaci, inefficienti, deficienti dal punto di vista culturale e politico, di rappresentanza del territorio, devono dimettersi. Fate mente locale, parlo ai cittadini, non si dimette più nessuno qui da noi. Ribadiscono la loro incompetenza ricandidandosi. Questo è un problema serio, culturale, vero, rappresentativo. E stasera mi duole il cuore, ma è così. Non paga nessuno, non il cittadino che evade o elude, il politico è incapace, non se ne va. Ma lo sentite questo disagio? Ce lo abbiamo questo disagio per dire ma quello non se ne va, è inefficace, perché devo pagare le tasse? Quando io sentirò l'assunzione di responsabilità di grado culturale così elevato, io mi spenderò al 300% per fare in modo che il mio vicino di casa non scarichi il rifiuto in mezzo alla strada. Adesso non lo posso fare. Perché io sto facendo un lavoro agli incompetenti al governo. E il mio tono lo conoscete, no? Per via traverse. Tendo ad alzare sempre il tono e dovrei evidentemente essere più garbato con chi ha fatto lo sforzo di organizzare questa assemblea. Perché l'assemblea è sovrana e tutti i cittadini hanno il diritto di esprimere il proprio pensiero. Io lo sto facendo con la qualità di cittadino, non certo di politico, perché io non ho rappresentanza. Buon lavoro, continuate, però tenete conto che noi sidernesi che siamo a regola, più o meno, vogliamo che chi non lavora se ne vada e se ne deve andare per incapacità. Grazie Silvio Pascà. Mi ha chiesto di intervenire Maria Francesca Biano. Prego. Buonasera. Io qui, anche come cittadina, mi sento di parlare, come penso tutti, e volevo però appunto fare un attimo il punto di questi incontri, che apprezzo anche io, però riconosco, insomma, innanzitutto tutti gli interventi secondo me sono stati validissimi, è venuto un contributo valido da tutti,
Sono anche d'accordo sul fatto che la cittadinanza è rappresentata però da un numero molto piccolo, ma questo sicuramente non ci deve bloccare. Però ritengo che da questo incontro deve scaturire qualcosa di concreto. E da questo incontro sicuramente, per me, bisogna un attimino lavorare anche sul futuro. Sono stati toccati tanti temi, ma questi temi hanno dei tempi diversi. Possono procedere in modalità diverse, c'è qualcosa che deve essere attivato subito, perché la spazzatura è un problema immediato, e l'impianto sarà un problema che impiegherà del tempo diverso, la situazione della BP è varia, ha degli altri tempi ancora. Allora, secondo me è importante che da questa riunione effettivamente si crei un tavolo tecnico con la rappresentanza cittadina che descrive esattamente il comportamento che d'ora in avanti deve avere qualsiasi amministrazione comunale, sia questa commissariale che quella futura, sia a livello provinciale, a livello regionale. Cioè adesso come cittadini che devono tornare ad essere protagonisti e devono chiedere ciò che è giusto e deve essere fatto, deve essere stabilito dove eventualmente questi rifiuti dovranno andare, oltre a come devono essere gestiti adesso, che effettivamente la pensione deve avere Siderno, se deve essere turistica, oppure ci mettiamo una pietra sopra, perché in funzione di quello che vogliamo essere noi, dobbiamo a un certo punto far sì che si lavori in quella direzione. Ma adesso è arrivato il momento, secondo me, che Siderno si attivi, e secondo me solo i cittadini hanno questa forza. Per tutto quello che avete detto, compreso anche l'ultimo intervento, che ritengo che sia, descrive esattamente quella che è la situazione, non soltanto locale, ma ormai italiana, che abbiamo. Concludo. Grazie Maria Francesca. Qualcun altro?